Ancora uno spiaggiamento in Adriatico, anzi due spiaggiamenti di tartarughe, Caretta a nord e a sud del ponte sul fiume Tesino di Grottammare, con il dottor Marconi cerchiamo di capire quello che è successo e perché queste tartarughe si sono spiaggiate. Tra le altre cose ce n'è una che non si ritrova e la stiamo ancora cercando. Sì, purtroppo il secondo spiaggiamento segnalato alla Capitaneria di Porto non è stato rinvenuto sulla spiaggia qui di Grottammare. Il primo esemplare è un esemplare di notevole dimensioni, intorno al metro di lunghezza totale, e presentava un rigonfiamento notevole, segno che la putrefazione era in stato avanzato, e certamente era un animale morto da diversi giorni, però non presentava esternamente nessun tipo di lesioni. Cosa potrebbe essere accaduto? Potrebbe essere accaduto che sicuramente le grandi mareggiate da Levante, da Scirocco, mettono un pochettino in difficoltà questi animali, che come tutti i rettili devono tornare comunque a galla per respirare, perché respirano aria, e quindi una mareggiata molto forte potrebbe mettere in difficoltà. Stiamo cercando anche il carapece, quantomeno quello che resta della seconda tartaruga avvistata a poche centinaia di metri sulla spiaggia davanti al ponte sul fiume Tesino, però è un piccolo giallo nella storia. Sì, effettivamente questa tartaruga, io adesso non so se alla Capitaneria di Porto erano state comunicate le dimensioni, però se le dimensioni erano importanti e comunque l'animale era morto, sicuramente se il mare l'avesse riportato verso il largo avrebbe galleggiato, e date le correnti di Scirocco che sono presenti da ormai quasi 3 giorni, l'animale sarebbe stato rispiaggiato. Noi magari ha preso a qualcuno. Prego? Magari l'ha presa qualcuno. L'ha presa qualcuno, sì, però non sa quello che rischia, perché questi sono animali poi protetti da diverse regolamentazioni internazionali, tra cui la più importante è la Convenzione di Washington, e quindi detenere i resti di questi animali può comportare sanzioni molto pesanti.